Natale Probar, un modo originale per farti ricordare. Natale Promar, con le personalizzazioni su gadget che hai scelto da noi. Roma, da 30 anni ad Arezzo. La Dunia Pack Under 15 Eccellenza domani sera sarà impegnata al Palasport Extra contro il Pino Dragons Firenze e palla 2 alle ore 19. Il quintetto di Umberto Vezzosi, dopo un avvio di stagione piuttosto in salita, ultimamente ha saputo sfrondarsi ogni timore referenziale verso gli avversari di questo campionato di prestigio, e la scorsa settimana ne ha fatte le spese la quotata Mens Sana Siena a seguito di un match giocato a senso unico dagli aretini, dove alla fine il punteggio di 115 a 44 si commenta da solo. La cosa più importante del successo naturalmente è la prestazione dei ragazzi, davvero convincente, e con un attacco che ha prodotto numeri in stile NBA, con un primo quarto da 47 punti a un primo tempo da 72 punti. Ottimo approccio al match della scuola basket Arezzo, che vede i ragazzi ben determinati a non fallire lo scontro diretto con i senesi appaiati in classifica e lasciare lo scomodo ruolo di fanalino di coda. Il primo quarto non ha bisogno di molti commenti, perché per comprendere quanto fatto dai Dunia Pack basta leggere il punteggio, che al decimo segna 47 a 14. Il secondo periodo trova ancora la scuola basket Arezzo vogliosa di mettere in campo un buon gioco e tanta intensità, così che la musica sul parquet non cambia. Grazie a un parziale da 25 a 8, gli Amarant vanno al riposo lungo avanti di ben 50 punti. La ripresa non riscontra rallentamenti nella concentrazione dei Dunia Pack, che gestiscono l'incontro e continua a incrementare il proprio vantaggio e chiudere il match in netta superiorità, dove la prova dei ragazzi di Umberto Vezzosi contro la Mens Sana è stata superlativa. E adesso, rotto il ghiaccio con la vittoria, i ragazzi possono giocare più tranquilli, togliendosi altre soddisfazioni nel proseguo del campionato, e risalire la classifica. La possibilità, come le potenzialità tecniche, ci sono, dove alla base esiste un gruppo unito voglioso di emergere sotto le direttive attente di un maestro del basket come l'esperto Umberto Vezzosi. E adesso aspettiamo il confronto contro il Pino Dragons Firenze per ricevere le giuste riconferme.